Buongiorno a tutti, oggi in esterna, incredibile, sono venuto in un evento di Fuji, in realtà di un evento di Il Foto Amatore a Roma, dove c'è Fuji, c'è una bellissima proiezione con un incontro con Luca Bragali, che è un fotografo Fuji, c'è anche il Touch & Try, quindi sto provando una X-T3, che vabbè, non sarà una macchina nuovissima, però c'è un bellissimo obiettivo, che è il Fuji non 56 1.2 ma APD. L'APD vuol dire che ha una sfocatura particolare e devo dire che fa delle foto veramente incredibili. Qui siamo peraltro in una location bellissima, che è l'ex Cartiera Latina, sull'Appia Antica a Roma. Vedete, ci sono praticamente, è un parco dove ci sono delle panchine dove si possono fare dei picnic e quant'altro, insomma, e ci sono anche delle sale. Io sono nel frattempo col passeggino, ma non c'è nessuno dentro perché ho lasciato mia moglie con entrambi i bimbi, e ci sono appunto delle sale in cui stanno facendo delle proiezioni. Ci sono un sacco di cose che io nemmeno mi aspettavo, perché l'evento l'ho visto sul calendario Fuji, ma ho scoperto appunto che è organizzato da Il Foto Amatore, che è un negozio online e fisico di Roma. Ci sono un sacco di cose, proiezioni, presentazioni tra oggi, che è il 29 giugno, e domani, e domenica 30. Vediamo un po'. Ci sono anche un po' di mostre, le sale qui sono molto belle, perché ci sono i pezzi della cartiera, quindi della fabbrica che c'era prima. La location è molto bella, come ho già detto, sia in interni che esterni. Vi dico due parole sulla X-T3 rispetto alla X-T20, un altro mondo, l'impugnatura, nonostante l'ottica sia molto pesante. Un altro mondo il fatto di avere le ghiere, la ghiera degli ISO, anche le ghiere queste qui, devo dire che si muovono molto più agevolmente, ma sono belle frenate. La reattività del display, dello switch tra LCD e mirino elettronico è incredibile. Il joystick, come ricordavo dalla Nikon, dal battery grip della Nikon, è insostituibile. Insomma, mi sa che ci faccio un pensierino, perché è veramente un'altra cosa, e tutto sommato sia un po' più ingombrante, forse un po' più pesante, però nemmeno tanto, insomma, comunque un corpo compatto, comunque un corpo di una mirrorless PSC, e quindi davvero davvero comodo. E non so se mi piace tanto la colorazione silver, a me piace più il nero in generale, però è comunque una gran macchina. Poi con questo obiettivo, che vi devo dire, un po' costosetto questo obiettivo, sa che sta sui 1200-1300, non credo di potermelo permettere, però provarlo, ecco, in questa occasione mi sa che è l'unica cosa che potevo fare. We'll be right back.
questa è la XT3, per carità, diciamo, ormai la conosciamo tutti bene, però appunto mi ha stupito per la sua ergonomia. Quest'ottica è fantastica, a parte essere, vabbè, il 5612 già è fantastico di suo. Questo è l'APD, che è appunto una lente che ammorbidisce ancora di più il bokeh, e ha la particolarità, però, diciamo, questa lente introduce un, abbassa leggermente la luminosità, per cui ci sono due scale di diaframmi. In una, in quella bianca, è la scala, diciamo, vera di chiusura, e quindi il vero rapporto F, mentre l'altra scala è la scala della luminosità, che effettivamente è un po' più bassa. Quindi quando noi lo mettiamo a 1,2 sappiamo che la vera luminosità dell'obiettivo corrisponde a un 1,7, un 1,4 corrisponde a un 1,8, però diciamo che questa cosa non dovrebbe essere un grosso problema, perché di solito queste ottiche vengono usate più che altro per sfocare molto, e anzi in questo modo diciamo che è possibile tenere, se volete, tutto aperto anche di giorno, insomma, senza grossi problemi. Le foto sono fantastiche. La XT3, appunto, vabbè, non lo so se c'è altro da dire, però appunto sto seriamente pensando a un cambio. Adesso gliela ridò questa, me la vorrei tenere molto volentieri, ma gliela ridò. Veramente molto interessante, c'erano un sacco di cose, e persone interessantissime, simpaticissime. Magari nasce pure qualche collaborazione per il canale, adesso vediamo, vediamo. E che vi devo dire, gentili, qui continuano appunto, oggi pomeriggio c'è Godox, parlano di ottiche vintage, ci sono altri corsi, parlano di GIMP per fare elaborazione di immagini, quindi con software open source, software libero. Davvero molto interessante. Io purtroppo oggi ho altro anche da fare, diciamo, questioni familiari, quindi non posso stare qui tutto il giorno. Peraltro questo posto in realtà ci si sta molto bene, anche se oggi fa davvero davvero caldo, quindi più di tanto non ci possiamo trattenere. Tutti questi eventi vanno sempre seguiti, perché ci sono molte molte cose interessanti, persone interessanti da cui carpire sempre sempre qualcosa di nuovo. Se non siete iscritti, iscrivetevi, campanella per essere aggiornati. Buona fotografia e alla prossima. Ciao ciao.